Mi sta per volare il telefono. Devo comprare la cover perché è troppo slippery. E in più è scarica la fotocamera. Quindi, dov'è la batteria, il caricatore? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Voglio iniziare questo video facendo una brevissima. Sappiamo già che non sarà mai breve, però vabbè, ci provo. Ho iniziato male. Cioè, volevo soltanto dirvi una cosa che mi è successa ieri. Praticamente ieri in palestra, per la prima volta, a quanto pare dopo tantissimo tempo, mi sono fatta un selfie allo specchio. Però piano, aspetta, ora. Contestualizziamo. Un selfie allo specchio, body shot. Mi spiego. Un tempo il mio telefono era popolato da miei selfie in palestra, lo specchio intero, perché io praticamente dopo quasi tutti i miei allenamenti mi facevo la foto di rito, fra virgolette, però erano foto del mio fisico, cioè io andavo lì e mi facevo una foto del mio corpo. E mi ricordo che ci passavo comunque tempo, mi mettevo in posa di qua, di là, di su, di giù, come per far vedere a me stessa e agli altri che il mio corpo era così, ok? Mi sono resa conto ieri, quando ho fatto nuovamente questa cosa, che io non mi facevo un selfie in questo modo da tantissimo tempo, ma roba del tipo 2 anni. Cioè, un tempo il mio telefono era pieno di miei selfie allo specchio in palestra, ora non ce n'è nemmeno uno, cioè non ne trovo nessuno, perché effettivamente, tra l'ultimo anno e mezzo che a casa non ho specchi da palestra, in cui non mi sono mai fatto una foto, e anche la mia tendenza a aver smesso di farmi foto del mio fisico tipo body check ha fatto sì che io ora non ne ho più. E ve lo dico perché è una cosa che mi ha fatto molto riflettere su tutta l'evoluzione, tutto ciò che è cambiato, e mi piace da morire perché spesso mi ritrovo a magari dire determinate cose e poi però agire in modo diverso. Succede a tutti. Fate come dico, non come faccio, quante volte ve l'ho detto anch'io per alcune cose. E però, cioè, su questa cosa mi rendo conto che inconsciamente il mio apprezzare sempre di più ciò che il mio corpo è in grado di fare, piuttosto che per come appare, si è rivisto anche in questa cosa. E io penso, e il motivo in realtà per cui dico queste cose non è per dire brava me, ma è cercarvi di darvi uno strumento per poter, se è la vostra aspirazione ovviamente, ottenere un risultato, possiamo chiamarlo, simile, ed è quello di focalizzarvi veramente su quello che potete fare con il vostro corpo in palestra, o quando vi allenate. Da avere una gallery infinita di selfie allo specchio, mi sono ritrovata una gallery infinita di video di miei esercizi, video di miei allenamenti, foto mentre faccio qualcosa. Non è che non mi sono mai più fatto un selfie allo specchio, che il selfie allo specchio deve essere bannato, assolutamente, però ho notato che ho sempre di più questa tendenza a magari farmi la foto mentre faccio una spaccata, mentre faccio stretching, mentre faccio un gesto atletico, mentre faccio qualcosa con il mio corpo. Oppure un selfie allo specchio mentre sono tipo super sudata e come per apprezzarmi, possiamo dire, più per ciò che ho fatto che per il risultato estetico. E vabbè, poi vi potrei anche dire che è un periodo, e ho realizzato che è un periodo in cui davvero non mi guardo più allo specchio. Una volta avevo la piena cognizione di come apparivano le mie spalle, come apparivano i miei fianchi, questo, quest'altro, l'addome scolpito più o meno. Adesso non ne ho idea, perché
Sarà che in questi ultimi anni mi sembra di aver vissuto senza specchi, seppur ne ho uno in camera, però c'è cioè quelli in camera in casa cammino vestita, eccetera. Però d'estate, ad esempio, tra tutte le case che abbiamo girato non c'erano degli specchi interi. Mi trovo sempre di meno a soffermarmi sulle mie immagini allo specchio, se non quella del volto, magari quando mi trucco, o per vedere come sono vestita, se sono vestita come su uno scarpe, uno zoccolo per intenderci. E è davvero liberatorio. Spero con questo video, sinceramente, di magari instaurarvi questo piccolo pensiero del iniziare a provare a usare meno lo specchio in generale, a prescindere, per trovare un po' più di libertà. E spero poi in un futuro di potervi dare qualche altro strumento per poterlo fare in modo un po' più pratico. Lo so, questo per voi magari ora non significa nulla, ma presto avrà un senso. Basta. Io adesso vi lascio al resto di questo video, che sono dei tanti frame di piccole cose che ho fatto in queste ultime settimane. Non sono stata super focalizzata sul registrare una mia giornata, ma ho voluto registrare tante piccole cose, tanti piccoli aggiornamenti, tante piccole novità di ciò che ho trovato, preso, voglio provare, aggiornamenti di Luna, insomma, facciamo un mix and match di tante cose. Però volevo iniziare questo video con questo breve flusso di coscienza, che è una piccola realizzazione che ho avuto ieri e che devo dire mi ha veramente resa felice. Può sembrare una banalità, ma lo scoprire di farmi sempre meno selfie allo specchio per controllare e far vedere il mio corpo è qualcosa che, dato il mio passato, dato tutto il mio percorso, mi fa capire che sto andando nel verso giusto. E dicendo questo, spero che magari chi si sente troppo legato all'immagine dello specchio e ciò che ne ricava, possa magari iniziare a pensare di non guardarlo più. Vi lascio il resto del video. Non sono stata assolutamente veloce nel parlare, ma va lo stesso, mi conoscete bene. Ciao ciao! Vi volevo far vedere questo mio acquisto un po' random. Ho comprato a un mercatino e pagato 3 euro questo paio di jeans di Levi's. Sono troppo piccoli, sono un 28-34, cioè non mi entra nemmeno una gamba, però a 3 euro non potevo lasciarmi di sfuggire. Quindi ho pensato di prenderli e provare a dargli una seconda vita, magari una borsa, magari farci un grembiule, non lo so. Magari datemi qua dei consigli su come potrei riutilizzare e dare nuova vita a questi jeans. E non capisco perché io mi impegni e pensi di essere brava a creare cose con le mani, quando in realtà il mio spirito da manufatturiera o design, insomma, non è grandissimo. Quando mi ci metto, in realtà, poi devo dire che non mi vengono male le cose, però. Cioè, vabbè, sono anche un lavaggio tremendo secondo me, però vabbè, Posso comunque. darti un consiglio? Dimmi. Guarda, secondo me vengono benissimo se tu gli fai la pettorina. Allora, se tu li prendi, tagli, con questi fai la pettorina così, Del grembiule. nel Ah, pezzo di ok. sopra, li metti qua, e questo invece davanti e di dietro, però li devi anche scucire, non c'è su cucitura Che sul li devo sito. ricucire qui in Allora, mezzo. devi scucirlo il fianco, secondo me. E Ok. allora praticamente li infili, però con il pezzo che hai tagliato li tiri su e diventa un grembiule, mi spiego? Sì, con le tasche dove metti la roba. No? È da ponderare, io. Usala se, come fosse tua idea, non sta a dire che è tua mamma Usala come fosse una tua idea. Mamma, tranquilla, ti do i credits. non mi Non c'è interessa. problema. Cioè, no, ma hai capito cosa intendo? Sì, Mi è venuta l'idea ma in questo scusa, e fare momento. una borsa, tipo No, tagliarla la qua? borsa non te la metterai mai. Mentre altri pettorini in cucina la usi Ok, allora veramente. ci faccio un Detto, ci grembiule. fai il Adesso cerco di grembiule. capire Infatti l'idea del come. grembiule è proprio Se quella avete un giusta. video tutorial per fare un grembiule con un paio di Per jeans, avere il taglio devo giusto, comprare la forbice da c'è giù tessuti. Ce quella l'hai? che I c'è laggiù, quella che taglia. No, tessuti? quella che taglia lasciando la smerlatura, cioè. Ah, sì, ma c'è proprio una forbice da tessuti, non puoi usare la forbice da Ed è casa. quella che è giù, Allora la che fa prendo. quel tipo di taglio lì. Va bene, ora mi metterò qualcosa. Nel cassetto della nonna. Vediamo. E quindi se tu scucci il fianco, e qui c'è la cucitura sul fianco, guarda,
E Luna, cosa hai scoperto? Hai trovato il tuo pollo Lasci così? esattamente tutto com'è, tagli in questo punto, o qui, adesso qui te lo devi vedere tu. Oh, guarda, che devi tagliare, non Oh qui. mamma, e seguirò un tutorial, non è che adesso lo faccio a caso. Tagli o qui o qui, dove c'è il tessuto, non dove non c'è, capito? Tutto lì il discorso. E ti fa, devi prima misurare da qui a qui quanto hai tu e Mamma, ho capito. dove ti viene, hai capito? E poi il resto va giù. E poi, Vabbè, te li lascio, me li fai tu allora, no? no, Ok. e poi come farei tutti i filmati, scusa. Ah, ecco, Oh, cacchio. Ti devo insegnare prima. Ecco, scusa, ma qui è sporco, attenzione, no. devi sporchi Mamma è subito. sempre la mamma. Quasi Ho queste cuffie da anni, sono le Beats Solo 3 di Beats. Yes. E io le uso tantissimo per editare, a volte anche per allenarmi, e infatti si vede perché probabilmente con il sudore le ho sia sporcate che rovinate. Ora sono arrivate proprio a un punto in cui cadono a pezzi e quindi voglio sostituire i cuscinetti perché le cuffie sono perfette, dopo 3 anni veramente perfette. Ho comprato dei cuscinetti nuovi su Amazon, ho visto dei tutorial e consigliavano di prendere anche tipo un sottomarchio. E sembrano molto simili, mi sembrano un pochino più sottili, ma adesso vado a sostituirli. Devo togliere tutta questa colla nera, ma sono venute via perfettamente. Direi rimozione perfetta. Brava. Molto facile rimuoverli e mi raccomando, se avete le bizze e volete farlo, rimuovete anche tutta la parte nera, deve rimanere proprio la cuffia così integra. E adesso prendo i pad. Prima bisogna capire qual è la direzione dei pad, perché questo ha il buchino per l'inserimento del caricatore, quindi questo andrà messo così. Ci sono anche dei puntini qua che vanno precisi lì, quindi andrà messo così, inserito nel buchetto, e questo così, perfetto. Quindi mi sento molto brava in questa cosa. Ecco, le ultime parole famose, che c'è proprio l'incastro. Press, 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 press. Ta-da! Ragazzi, come nuove. Sono anche comodi. Sembrano uguali agli originali. Super consigliati, fantastici. Gennaio di quest'anno vi avevo raccontato che Luna aveva fatto delle analisi del sangue ed era risultato che
che doveva cambiare dieta perché aveva dei problemi ai reni, è risultato un'insufficienza renale e quindi ha incominciato a mangiare i croccantini. Io non ero felicissimo, lo sapete, poi in realtà mi sono abituata anche molto grazie al dispenser di cui vi ho già parlato in un altro video. Comunque, recentemente ha rifatto le analisi e la sua insufficienza renale è stranamente rientrata, talmente tanto che i dottori non sono molto convinti della insufficienza renale cronica, ma probabilmente ha avuto un momento, quando a gennaio l'abbiamo fatto fare le analisi perché la vedevo che beveva troppo, di insufficienza renale acuta, possiamo dire. C'è un problema ai reni sporadico, magari aveva mangiato una pianta, qualcosa, non si sa, però questo fatto che ora i valori sono nella norma non ci torna. Quindi abbiamo deciso di rifare delle analisi tra un paio di mesi, ma nel frattempo anche cambiare un pochino la dieta. Quindi abbiamo fatto un appuntamento con la nutrizionista veterinaria e adesso Luna ha una dieta da seguire. E la dieta prevede il ritorno del pollo. Non lo posso dire perché è qua e lei capisce tutto, guardate. Oddio, il sole in faccia. Vabbè. Amore, ma se ti dico che torna il pollo, pollo, lo vuoi il pollo? Allora, l'ho cotto e vi spiego. Praticamente una particolarità del dispenser di croccantini è che adesso Luna va solo da lui a chiedergli cibo e quando viene da noi non viene più a chiederci cibo, ma ci viene a dare le coccole o i morsini, appunto. Dimmi amore, dimmi. Ma che? Ecco, vabbè. Comunque viene e non ci chiede cibo. A me questa cosa piace particolarmente perché era diventato un po' oppressivo ed ero vittima del mio gatto quando alle 5 del mattino mi incominciava a buttare giù tutti i suppellettili che ho in camera per svegliarmi e dirmi: uè, umana, dammi cibo. Quindi io ora li metto in una ciotola, un pochino di pollo, mezzo cucchiaino di zucca, sperando che col pollo le dica: ma via, non lo mangio da 10 anni, da 10 mesi ora me lo mangio, e glielo lascio, lo nascondo da qualche parte. Na 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 na. Non mi ha sentita, ragazzi, missione compiuta, missione compiuta! Sì, questo è tutto il bordello della mia stanza! Yeah! Tu ti sei accorta di qualcosa? Eh? No, vero? Nulla, che c'è? Chi? Come? Boh, non saprei. È un po' babba, cioè 20 minuti che ho la macchina fotografica qua. Su con quel panciottino, su, dai, dai, Luna, ci metto 20 minuti a fare 5 metri. Vieni qui. Vieni qui. Ehi, guarda cosa c'è là. Là. Luna, ehi, ma... è proprio figlia mia, più scema. Luna! Vieni, fidati di me. Ma tu ti fidi della mamma, eh? I figli della mamma. Guarda! Cosa c'è qui? Cos'è? Amore! È il pollo! Speriamo si mangi anche la zucca. Darsi di più. Sì, amore, puoi mangiarlo, vai.